competenze dell'Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza Prodotti sono piuttosto vaste e ci occupiamo sia di quello che comporta i controlli in ambito metrologia, sia per quello che riguarda la sicurezza dei prodotti. Tocca, diciamo, tantissimi prodotti che noi utilizziamo nella vita quotidiana e tocca prodotti che sono anche, come dire, fruibili da soggetti più fragili, più sensibili. Parliamo per esempio dei giocattoli, facciamo parlare dei tessuti, ci sono i tessuti, quindi tutto quello che noi indossiamo. Pensiamo a tutta la parte elettrica. Ciascuna categoria di prodotto ha un proprio supporto normativo sul quale fare riferimento le varie direttive della Comunità Europea. Quello che spesso rileviamo non sono atteggiamenti prettamente dolosi da parte dei soggetti che intervengono in questa filiera, ma comportamenti che derivano da una scarsa conoscenza delle normative. Quindi da parte nostra che cosa è importante fare? Innanzitutto l'aspetto formativo. I controlli che noi effettuiamo sono soprattutto diretti a verificare che i prodotti che si trovano in commercio siano correttamente etichettati su quelli che sono i fascicoli tecnici dei prodotti e nei casi più complessi effettuiamo anche dei controlli presso laboratori. Sono importanti perché si snodano fino ad arrivare alla sanzione vera e propria. Il Ministero fornisce degli elenchi o dei codici Ateco relativi alle imprese che devono essere sottoposti a controllo, poi possiamo procedere anche sulla base di segnalazioni. Pronto il catalogo di seminari gratuiti Orientarsi al futuro per le scuole superiori del territorio. Si tratta di incontri in presenza e a distanza che, finita la scuola, possono essere di stimolo agli studenti per intraprendere un lavoro, una professione o fondare la propria impresa. C'è tempo fino al 5 novembre. La vendita online è diventato un elemento importante nella strategia di molte imprese. L'acquisto sui portali e-commerce è diventata un'abitudine per l'utente e cliente, soprattutto in tempi di pandemia. Il punto impresa digitale della Camera di Commercio di Firenze organizza un webinar online per mercoledì 4 novembre 2020 dal titolo L'e-commerce è online, come promuoverlo e usare i social shops. Piazza Toscana, l'annuale appuntamento dedicato a incontri utili a sviluppare relazioni di business tra imprese organizzata da Compagnia delle Opere, si trasforma in piazza network e diventa una piazza d'affari virtuale. Anteprima il 23 novembre con la presentazione di una testimonianza imprenditoriale. L'evento prosegue il 24 e il 25 con workshop e tavoli tematici su agroalimentare, startup, estero, networking, turismo, edilizia, artigianato.